Problema numero 13 sulle proprietà del triangolo isoscele. Leggiamo il testo e contemporaneamente tracciamo la figura del problema. Nel triangolo isoscele ABC, di vertice C, disegna le bisettrici AE e BF degli angoli alla base, indicando con M il loro punto di intersezione. Dimostra che ME è congruente ad MF. L'ipotesi è che ABC è un triangolo isoscele, che AE è bisettrice dell'angolo alla base e che BF è bisettrice dell'angolo alla base. Dobbiamo dimostrare che ME è congruente ad MF. Il triangolo AMB, contrassegnato dal colore azzurro, ha gli angoli alla base congruenti, in quanto metà di angoli congruenti. Ne consegue che il triangolo AMB è isoscele e quindi il lato AM è congruente al lato MB. Inoltre, gli angoli FMA e EMB sono angoli opposti al vertice e quindi fra loro congruenti. A questo punto è facile dimostrare che i triangoli FMA e EMB, contrassegnati dal colore giallo, sono fra loro congruenti in virtù del secondo criterio di congruenza dei triangoli, avendo ordinatamente congruenti un lato e gli angoli ad esso adiacenti. Infatti, AM è congruente ad MB, l'angolo FAM è congruente all'angolo EBM e l'angolo FMA è congruente all'angolo EMB. Dalla congruenza dei due triangoli gialli ne deriva anche che ME è congruente ad MF. Quindi la tesi è dimostrata.